Ok, questo è un early access, quindi alcune cose sono ancora da gestire, secondo me. Crea un nuovo personaggio. Maschietto. Ma perché la testa è un ovale? Ho un po' di perplessità, ragazzi. Perché la testa è un... Vabbè. E perché sono gigante? Sono deforme. Molto deforme. Vabbè. Sono realmente deforme. Capelli. È orrendo. Guybrush Threepwood. C'è blu? No. Barbe baffi? Sì. Ok. Occhi. Occhi giganti. Marroni. Naso. Va bene. Oddio. Un po' più stretto, per favore. La bocca va bene. La mascella va bene. Accetto modifiche. Ma perché? Cosa cazzo è successo a sto corpo? Oh mio Dio. Ma le braccia enormi e le gambe micoli. Crea un reame. Dergalandia. Parti dall'inizio della storia durante il tuo viaggio verso Sacra. In futuro sarà possibile saltare il prologo. Negli ultimi 6 anni abbiamo dato il tutto per tutto per creare un'esperienza action RPG a livello superiore. Vabbè, sì, questi sono il team di Moon Studio. Ok. Pescara. Ascoli Piceno. Quando ero un bambino... Said the pestilence turned men's faces inside out. Minchia. Che figa sta parte. Made them grow limbs where none should be. But the world was nearly lost in its wake. And she prayed. Sarum would never need to return. Bello il veliero, però. Che figo il veliero. Io, raga, non so dove mettermi, però, eh. Io facciamo che per ora mi butto qua e poi vediamo. Allora, visti da qua la prospettiva, effettivamente le proporzioni ci stanno. Ma quando crei proprio il personaggio, no. Allora, HUD sembrerebbe che in alto a destra non rompo troppo le palle. No? No? Ci sta, aspettate che... Allora, tanto già che ci sono, devo far partire anche... datemi un secondo. Aggiungi fonte, registra gioco... Ok, quindi lo mettiamo qui, perfetto, ok, non penso ci sia nelle categorie, invece c'è,
Ok, qua sono riuscito a farlo, a posto. Allora, io credo che, boh, per ora, qui in alto a destra, non desti problemi. Vedremo poi. Allora, così è WASD. CTRL QF, però forse col pad, forse effettivamente più da pad. Dà la sensazione più da pad, effettivamente. Mi dà un po' più la sensazione da pad. Vediamo un po'. Allora, sì, è più da pad, è più da pad. È più da pad, guys. Quindi usiamo il pad. Quindi L, muoviti. L'audio è buono? Lo sentite bene? Perché l'audio delle voci è bassissimo. Però se lo alzo più di così, secondo me è sballato. Vediamo un attimo. È buono il gioco? Ok. Dovrebbe essere un action RPG con elementi Souls. Però non l'ho visto. Va benissimo così, meno male, meno male. Meno male. Penso di sapere chi sei e dove siamo diretti, ma non ne hanno la più pallida idea. Ok. Ok. Il capitano desidera parlarvi. Arrampicati, tieni premuto, vai più velocemente. Ok. Capitano, ai ai, sir. Ho già trafficato umani in passato, ma sarò felice quando usciremo da queste acque senza avervi sulla nave. Ah, lui non è contento della nostra presenza. Ok, noi dovevamo andare a Sacra. Guardate le onde. Sono fatte benissimo, però. Guardate le onde. Ah, proprio noi siamo appestati. È come se noi avessimo, tipo... tipo la peste, no? Saccheggia. Di tutto, monete. Gli oggetti possono essere distrutti. Ok. Cazzo di topi. Ok, lì ho avuto un momento, ha infartato un attimo. Ok. Attacco con X. È un po' strano attaccare con X. Però vabbè. Del prosciutto, taglio di carne grossolano. Ora faremo tutta la lore di ogni oggetto, tutta, ognuna, non lasceremo nulla, tutta la lore. Che ogni tanto mi dà ste botte di lag che non mi fanno proprio per strisciare. Ah, striscio il muro, figa questa cosa. Metal Gear Solid. Confermato. Lavapiatti. Ah, lui sta cercando di fare la scalata sociale. Ok. Mi dai una mano a preparare il pasto? Ti do una mano, dai, eccomi. Però graficamente, per il tipo di grafica che ha, è figo, eh. Ho preso.
Ma li ho presi? Come faccio a darteli? Ah, non avevo preso questo, forse. Zuppa di funghi. Ah, io ho tenuto il cibo. Ok, se mangio mi recupero. Ok, posso cucinare, perfetto. Sì, è Snake, cioè, guardalo. Ah, beh, guardalo, eh. Snake. Però i movimenti sono belli. Sono fighi i movimenti. Pesce, carpa cruda. Io qua ora vabbè, sono un momento Link che spacco tutto. È un momento Link questo. Our ship might seem thick with sinners, but the church welcomes all. Ok, la chiesa accoglie tutti. Cioè, è come se noi fossimo degli appestati e ci hanno pagato per portarci in questo luogo. La porta... Ah, quella è la porta del capitano, ok. Come scendo dalle scale, scusami? Ah, ok. Sì, ogni tanto ha questi lievi caricamenti dove si impalla. Grazie, Mozzo. Grazie, Mozzo. Il mio letto è pronto? Me l'hai scaldato? Non azzardare a infilarti nel mio letto stanotte, Mozzo. Ti vedo molto... pudurioso, libidinoso. Ok. Signore, buongiorno. Le leggende sono tutte morte. Ci sta. E che cosa hanno in comune tutte le leggende? Sono morte. Ah, ok. Se faccio solo cerchio schivo così alla velocità. Vado veloce. Dai. E di qua si sale e sbuco. Nel caso si aprisse sta porta. Non si apre. Perfetto, vado a letto. Oddio, ho visto posti peggiori dove dormire, sinceramente. Poteva andarmi peggio. Ah, ma io ho tipo un equipaggiamento... Non lo so, è strano. C'ho tipo gli occhi... Gli occhi che si illuminano. Appunto. Oddio, ma ci hanno ammazzato e buttato giù... Ah no, è affondata la nave? Mentre dormivamo o abbiamo... Ah no, sogno premonitore. Sogno premonitore questo, probabilmente. Arma. Oh, finalmente. Spada incrostata di sangue. Inventario. Così e così. Se tengo premuto, ok. Questa è la spada. Ah, abbiamo il peso. È come un soul. È come un soul. È come un soul. Cambia scheda. Ok. Zuppa di funghi. Taglio di carne grossolano. Ok, l'arma è questa, arrugginita dal sangue e logorata dalla morte, questa spada compie il suo dovere con un intento cupo. Danno, ok, quella è la nostra armatura, sono in light roll e ho delle statistiche che sono sotto la mia testolina. Questo è tutto, io forse ragazzi in basso a destra è meglio, forse qua sto credendo meglio perché... Sto su meno stat. Sto su meno stat, secondo me. Penso di sì. No, è 34 giga. Categoria di peso normale, il mio peso attuale, la salute, il vigore. Questi sono i punti attributi, se faccio i livelli. Ok, c'è anche fede. Capacità di carico, maledizione. Missioni, taglie, sfide. Mappa.
Ok, c'è un po' di roba. Ok, qua. Attacchi i nemici con X, tenendo premuto X per seguire un attacco caricato. Eludi gli attacchi premendo A. Consumi vigore, chiaramente. Ok. Ok, ho consumato un po' di vigore alla fine. Scudo. Ci sarà il parry? Secondo voi? Alzato scudo, LB. Ok, c'è il sarà il parry. Secondo me non c'è il parry attivo. Cioè, così non sembra. Poi magari c'è. Però così... Me lo auguro. Me lo auguro ci sia il parry io. Me lo auguro. Ah, tieni premuto, alza lo scudo. Ok. Allora, stamina fa fatica. E tipo l'esperienza non la sto accumulando? Sembrerebbe di no. No, non è pesante, ti ho detto. Sono 34 giga. Non mi sembra pesante. Ok, questo è il salto. Scatta, mi dice. No, no, spergenza a breve distanze. Quindi non serve che io schiaccia poi a... che io schiacci altro. Cioè, solo scatta. Ok, salta lui da solo, meno male. Questo lo apprezzo, perché sarebbe rischiare di morire tanto, forse troppo a volte, perché magari non... magari non si fa bene. Il salto mi darebbe molto fastidio. Non caduto. Ah, non lo so, esiste il requirement, no, non lo so. Merda, mi si sta scaricando le cuffie anche, non è possibile. Devo scegliere o le pad, o il pad o le cuffie. No, no, ok, un altro cavo. Un altro cavo, per fortuna. Meno male. Sennò o ci sento. Io odio le cuffie wireless. Le odio con tutto me stesso. Mi danno un fastidio terribile. Ok. Ho risolto il problema. Ardua scelta, esatto. Allora, per passare di là... oddio, ma qua dove sono salito? Ah, perché ho fatto il salto, ok. Allora, il salto per andare di là. Da dove cazzo la potevo passare? Ah... ah, ecco. Il bilancio del nemico è per farli abbassare temporaneamente la guardia. Le armi infliggono quel simbolo all'equilibrio e riprendo l'indicatore dell'equilibrio. Sopra, una volta pieno, il nemico diventa sbilanciato. Ah, ok. È questo il parry attivo. C'è il parry, sennò è impazzivo, no? Vediamo se riesco a fare un parry attivo. Vediamo un po'. Proviamo. Certo. Ma... Ok.
Ok, non è facile per niente. Oh, Dio, il tempismo duro, eh. Per mangiare, scusa. Grazie. È troppo presto. Però ha un frame esatto. Cioè, non è a caso. Cioè, lo vedi subito se è troppo presto, se è troppo... o se è troppo tardi. Hai ottenuto un oggetto rapido. Usa un oggetto rapido. Ok. Mi fa andare più veloce o mi aumenta la resistenza. Cioè, la cosa bella è che lo vedi subito se lo sbagli. Pugnalata alle spalle. Prendi i nemici alle spalle per far apparire l'icona della morte. Premi X per ferrare un attacco alle spalle. Modalità furtiva. Bello comunque questo. Tanta roba. Povero mozzo. Povero mozzo. Fammi vedere il nuovo equipaggiamento. Questa tunica fa schifo. Molto schifo. Quindi no. Quindi no. E beh, il backstab, era un backstab, ragazzi. I pirati sono. Let it burn. Show these mainlanders that Sakra is our island. Ah, è lei che ci ha aggredito. Ok, bella incazzata lei. Madonna santa, bella incazzata lei, minchia. Complicato vedergli la vita. Ok. Ok, da dietro backstab, così proprio secco. Perfetto. E mentre questo è concentrato, backstab. Ok. Olè, vi ho salvato, ragazzi. Ok. Avvicinati alla maniglia della grata. La maniglia della grata è quella là. Secondo me quella è l'XP a livello. Ok, questo è l'assalto. Il colpo di salto. Ok. Backstab. Ecco, si è staccato il pad, mannaggia. Cerco di salvare più gente possibile. Allora, la stamina va giù in una maniera. Va proprio giù, mamma mia. Aia. Minchia, me l'ha ucciso subito quello. Me l'ha ucciso subito. Ok. E ora questa mi rompe.
too late for any of us. Si chiama No Rest for the Wicked. Attualmente esclusiva PC. Bella. Comunque si vede che è il tocco di Moon Studio, eh. Cioè, la vedi? L'imprinting artistico di Ori... Lo vedi che c'è il tratto quello bello, eh? Che figata. Questo è il re, eh? Ma cos'è il re di Sakra? Ah, è morto il re. Ciao, ciao. È particolare, Amona, perché è... A tutto, allora, i parry sono perfetti, devi essere proprio preciso, e per il resto è un po' duro, ma è il suo genere, cioè non è sbagliato, è perché l'hanno scelto così. Sì, vi vedo molto affranti. I offer my condolences and my counsel. As I did for your father for the many great years. Pestilence has returned, Lord Balrog. Mi ne frega un cazzo questi due. I've heard the rumors. They're not rumors. Even now it ravages the island of Sakra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. Ok, quindi la peste è il problema. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. È molto bello. Impazzire no, ma è molto bello. Ori molto meglio per me, come genere, come idea, però è molto interessante. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sakra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, your grace. Sakra will recover. No. Sakra will be reborn. Praticamente questi vanno a fare un exterminatus sull'isola di Sakra perché è arrivata la peste. Minchia, con la flotta dell'Inquisizione. We will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe. Okay. Into the light. Sì, no, è il loro stile, ti deve piacere perché i corpi sono deformi. Volutamente deformi. Con le braccia che arrivano quasi a terra e con le gambe esili e il busto super gigante. Sì, sì. Ok, allora. Allora. Granchio a ferro di cavallo. Si chiamano granchi a ferro di cavallo questi? Vedi? Granchio normale a pugni, riesco? Riesco. Ciao Ale. Ok, là c'è una quest. Qui sono i granchi blu, quelli invasivi, terribili. Ma non è colpa mia. Sacrament. Il capitano ci ha detto di provare a raggiungere la città di Sacrament, ma ci ha avvertito che potremmo incontrare altri predoni che hanno attaccato la nave. Il problema è che ci hanno attaccato la nave, ragazzi, perché se non ci avessero attaccato la nave... La mappa mostra il tuo percorso sull'isola di Sakra. Tuttavia il mondo è in continuo mutamento, perciò il percorso scomparirà gradualmente.
Visita nuovamente le regioni oscurate per scoprire nuovi pericoli, nuovi bottini. Come si oscurirà? In che senso? Cioè che se io vado in un posto e poi ci torno, questo viene oscurato? No, no, infatti hanno fatto in modo che con questo tipo di visuale, questo stile, questa deformità dei corpi, non si noti. Sì, ci sta. O comunque non disturba come vederlo poi dal dritto. Pantaloni. Forse levo il V-Sync. Fatemi levare il V-Sync, che secondo me il V-Sync rompe il cazzo. Il V-Sync rompe il cazzo. Oh, qua metto uguale. Tanto 60 fps va più che bene. Obiettivo fps 60. Potrei mettere anche di più, non è un problema. E non cambia minimamente quello. Apri il selettore, seleziona cibo. Ok, ho capito. Sui menu mi ci devo un attimo sbattere. Poi comunque, raga, è un early access, quindi deve un attimino... Cioè, ci saranno anche a volte dei problemi di caricamento su alcune cose, quindi ci vorrà un po' di tempo. Comunque, ho trovato dei pantaloni. E ho trovato l'ascia del boscaiolo di rame. Ok. Che però non la uso. Ah, perché è un attrezzo, mi sa... È un attrezzo per il mining. Perché abbiamo anche il mining. O comunque il black lumberjacking. Perché? Quindi se serve utilizzare un'ascia, io ho l'ascia. È nuoto. Risalta. Livello di dettagli però è bello, cioè a livello di mondo, devo dire la verità, è molto molto figo, molto molto bello. C'è una cascata nel quale posso entrare, immagino. No. No, probabilmente si esce da questa cascata dall'alto. Solo PC credo, ragazzi. Solo PC. Credo che sia solo PC, ragazzi. Tipo, se ora guardo la mappa? No, continua a essere... quella è una scala che attualmente non posso tirare giù. Dai. Anche a me, Mario. Anche a me da morire. È proprio same, ma proprio identico. Ok, io devo salire là sopra. Come? Non mi ha dato saperlo. Che mi sembra strano. Ah, questa è l'uscita della grata dello scarico. Devo andare dall'altro lato dove c'era il cadavere del capitano. Datemi un'arma. Qua tipo... Ah, se avessi un piccone potrei prendere il minerale. Ok. Minchia, se è a mezzo nascosto però, eh. È un po' imboscato. Non è facile. Tipo, se ora con l'accetta volessi tirare giù del legno... C'è qualcosa che io posso ammazzare... Tirare giù col legno, con la No. Quello è vivo? No, sembrava... Qui io posso pescare se avessi la canna da pesca. Ok, questo albero? Sì, abbatto. Ok. Raccogli bottino. Legno di pino. Quindi anche farmare i materiali con i materiali... Cioè, proprio con l'accetta, il piccone...
È carino il gioco della principessa. Sì, sì. Andate un po' avanti. Spada, 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 spada. Assolutamente spada. È finta capriola, capriola lenta. Ok. Ok, in leggera posso fare la finta. Ora io sono in media. Credo di essere in media, quindi ho la capriola. Ok. Devo imparare un po' meglio lo stile di gioco, perché leggero leggero è un conto. Qua come i souls, il peso poi va a influire sul midroll, sul fatroll. Ok, andiamo in furtivo. Ancora vivo. Ora è morto. Canna da pesca. Usa la concentrazione accumulata per scatenando il potere delle rune delle tue armi. Le rune sono attacchi speciali. Impugna l'arma, tieni premuto, attiva una runa. Ah, ho questa. Ok, capito. Ok, posso pescare se mi equipaggio la canna da pesca. Pesca. Ma che forte. Qua vedi, in inglese non è tutto ancora... Non è ancora tutto... Essendo in early access, alcune cose sono ancora mezze in inglese. Allora, gli items non hanno... sembrerebbe... Sì, hanno la durevolezza. Hanno la durevolezza, ce l'hanno, sì sì. Hanno un peso e una durevolezza, sì, ce l'hanno. Io attualmente ho anche, credo, un peso... Ho il peso proprio mio, che questo mi uccide un pelo. Peso attuale 78, una capacità di carico di 170. Questo mi fotte un po', però vabbè. Questa cosa blu... Cazzarola, eh? Vedi? Frammento d'armatura serve per migliorare o creare armature. Carbone scheggiato per creare torce ed esplosivi. Prendi tutto. Di qua, secondo voi? Si può entrare? Sì. Cos'è questo? Sussurri. I sussurri Cherim. Puoi riposare e registrare i tuoi progressi. E mai dovessi andare incontro alla morte. Ah, sono i falò. Sono i falò. Sono l'equivalente dei falò, ragazzi. Sono queste braccia giganti, lunghissime. Fanno impressione. Mi fanno impressione, mi fanno. Merda. Ok, allora. Backstab. Ma lo... Ok, no. Boh, speriamo che no... infatti. Ho fatto un livello. Non volevo buttarlo giù, però è andata così. Ametista scheggiata, puoi infondere, è il metodo del bruto, è il metodo d'acciaio screziato di un fuorilegge, sicuramente ha subito diversi colpi, ricetta carne funghi al curry, scudo di legno, prendi tutto, e ora qua equipaggiamo un po' di robe, allora, equipaggiamo, corno del passero, un corno dorato ma rovinato dalle intemperie, trovato sulla costa sacra, è un oggetto chiave quello, prima metto quindi il cappellino e lo scudo, e si vola. Poi devo dare dei punti. E qua... Ora sono in categoria pesante, sono in fatroll. Qua devo decidermi perché parto con tutti gli attributi a 10. Guardiamo i dettagli. Salute e la vita. La stamina incrementa il numero degli attacchi, dodge e block che puoi performare. Forza incrementa la forza del tuo personaggio. Le armi che scalano su questo criterio hanno attributo bonus, ovviamente.
Destrezza, incrementa la destrezza del tuo personaggio. Scaling delle armi e delle armi, stesso discorso. Incrementa la fede, le armi che scalano su questo. Concentrazione, l'attributo che acquire additional focus bar. New focus bar is gained by every 100 point. Ok. Per fare gli attacchi più forti, questo è il carico. Allora, io direi per ora di dare forza, salute e forza. Ok. Non faccio mai la build forza io, ragazzi, la prima run. No! Non faccio mai la build forza. No, no, no. Io qua non riesco mai. Queste sono zone in cui magari io ritorno. Non la faccio proprio mai. Però adesso il parry attivo. Quindi ora bisogna cominciare a fare un po' di parry. No rest for the wicked. Madonna, mannaggia TikTok che ti fa mettere la categoria ma non la mette in mostra e quindi la gente non legge i titoli dei giochi. Leggi il diario. Rilevamento dell'isola di Sacra. Oggi inizia il mio grand tour dell'isola di Sacra. Il primo incarico di rivelamento e a dire il vero non sarebbe stata la mia prima scelta, ma da quando parte bisogna pure cominciare. Con un colpo di fortuna tornerò a fare rapporto al continente entro una settimana. Sei morto. È stato molto fortunato. Molto, 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 molto fortunato. Ok, posso cucinare? Ai braccieri posso cucinare. Ogni... Perfetto. Quindi, allora, vediamo se possiamo cucinare quello che... Ah, io non ho preso una ricetta. Cazzo. Aspettate un attimo. Ho la ricetta, me la sono dimenticata. Quindi. Non la posso usare? Equipaggio rimuovi, usa. Ah, non me la facevo usare prima. Ok. Ho imparato il... Ecco, bravo. Datti fuoco, idiota. Mamma mia. Ok. Ho imparato a fare carne e funghi al curry. Ok. Cucina, quanti ne voglio fare? Uno. A posto. No, non è vero. A me non piacciono le build forza, no. No, ma mi ci trovo bene. Sono sempre trovato bene col bottone, il parry e la botta. Non sono mai stato per le build magiche o build più incentrate... sulla magia, per dirvi. Cioè, l'avete visto sia su Bloodborne sia su Elden Ring. Sono più cavaliere ignorante che para e che ti spacca. È un po' quella la mia via. Allora, di qua si va da questo lato. Mentre ok, è un po' scomodo il menu. Forse vado a sinistra che è meglio, dai. È un po' scomodo il menu, dico la verità. Per ora il menu è un po' scomodino. Fortezza del marinaio. No! Passo di là. Posso pescare? No, non ci sono pesci. Ricordatemi se vedete degli alberi che... però anche lì, vedi? Se io dovessi fare un albero... Non salta, vero, il lungo? Secondo me non salta lui. Se io dovessi fare un albero, poi mi riempo di peso e non so più gestirmi. Olio per lame. Applicata l'arma, si attaccano gli attacchi infliggono anche danni fisici aggiuntivi. Perfetto. Questo però è un modo per tornare indietro, perché è una shortcut. Olè. Frammento d'armatura, fiala di concentrazione piccola, frammento d'arma. Prendi tutto. Ora sarò tipo super pesante. Sarò tipo super pesante, vero? Vabbè, anche se cadessi in acqua non dovrebbe essere un problema, immagino. Le secche, ok. Difficoltà moderata, ti dice. Va bene. Io voglio entrare dove invece la difficoltà è un po' più stronza. Zuppa di funghi, nel caso ci fossero problemi. Uè, buongiorno.
Saluto, Antonio. Qua devo capire il timing. No. Minchia, il timing è duro, Minchia, sei duro. Madonna, sei duro sto timing. Ok, eccolo. Madonna, lui è proprio all'ultimo, È proprio l'ultimo. È proprio l'ultimo istante. Qua mica mi laghicchia un pelo. Troppo presto. No, no, è proprio l'ultimo istante. Non c'è un cazzo da fare. Però è complicatissimo per ora. Non sono abituato a sto timing qua. È proprio il frame perfetto. È giusto, perché dovrebbe essere sempre così. Però ci sono giochi che sono un po' più permissivi. Insorrizione. Ora sono troppo pesante, però posso dare una spallata, ok. Quindi no, quindi sono in fat roll, ok. Avrei bisogno di un posto dove depositare, poi. Boom. Ah, ok. Spiegamela poi. Dai. Sì, che poi non è necessario parare. Sono io che mi piace. Merda. Ok, qua è andata bene. Sono io che... Però vedete, anche il fat roll non è male, perché ti dà la possibilità di fare questa mossa qua. È molto ben bilanciata sta roba qui, Armi una mano, mazza chiodata. Ora io, vabbè, sono super pesante. Però è figa l'idea. È molto figa l'idea di essere, anche se sei in fat roll, bomba, di poter avere comunque un qualcosa che sia tipico di quella roba lì, che non sia per forza uno svantaggio. Mi piace. E io qua come faccio a togliermi degli oggetti? Ma come non mi ha fatto il backstab? Forse ero troppo lontano. Merda, non l'ho visto. Merda. Non ho visto l'arciere. Merda, non ho visto l'arciere. Quando muori tutti gli oggetti subiscono una perdita di integrità. Se è presente tornerai all'ultimo sussurro. Ok, chiaro. Ovvio. Un trattino basso Marion. Ciao Marion. Vabbè, fin lì. Non è un problema. Sono in fat, in super fat. Va bene così. I mob rinascono? No. Ok, bello che non c'è la stamina sulla corsa. Bella questa cosa. Mi rende un uomo felice. Sto cominciando a pensare che l'aumento del carico, come al solito, sia una di quelle cose che all'inizio odi. Cioè, vuoi, brami. Minchia, che laggata. Porca troia. Ok, shortcut. Sì, non perdi XP, perdi durabilità. È vero. Mentre correvo nello stagno putrido, i Nith sbucarono da entrambi i lati. La pestilenza aveva corrotto le loro menti, mentre le acque acide avevano intaccato i loro arti, lasciandolo solo feroce e sete di sangue. La mia unica speranza era riuscire a raggiungere del terreno più solido, squinare la spada e battermi con tutto me stesso. In caso di morte, mi rifiutavo di lasciare il mio cadavere a quelle acque nocive, tratto dalle avventure della natura selvaggia di Solinfort. Se avessi la pala potrei scavare. Ah, quindi abbiamo la pala, la canna da pesca, la picozza, la falce. Figata comunque questa cosa. Allora, voglio vedere una cosa un attimo nel menu, perché ho visto la mazza. La mazza necessita di... Merda. Merda, quanto cazzo è veloce a tirarmi... Ok. Boom. Bam. Bam.
Flincia? Non flincia, un cazzo. Non ho stamina. Non ho stamina. Ok. Vabbè, 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 vabbè. Posso mangiarmi il pesce? Il pesce. Vai. Perfetto. Non ci sono le pozioni, c'è il cibo. Piccone di rame. Perfetto. Il piccone di rame va subito equipaggiato. E quindi io ora ho la possibilità di mettere a tacere per sempre il mio carico. Perché col piccone io posso letteralmente prendere i minerali dalle fonti di minerali. Oi, lala. Eccoti qua. Boom. Ok, a me piace il fatroll così, eh. Fatroll così è bello. Però non voglio giocare in fat. Sinceramente non voglio giocare in fat. La porta è chiusa, ci deve essere una chiave. Ok. Sono caduto. Sarei potuto scendere come le persone normali? Sì. Sì. Ah, qua c'abbiamo il salvataggio. A posto. Ma come fai con tutti questi oggetti? Cioè, è dura, con tutti questi oggetti qua. Ti ho fatto mezzo metro. Non c'è un cazzo di deposito. Un posto dove io possa mettere la roba. Un posto dove io possa tornare al focolare. Ma faccio un esempio, chiaro. Sto facendo un esempio stile Dark Souls, ma... Perché così, come minchia faccio? Monetina. Backstabu. Eccolo. Boom, picconiamo. Sono contento, Jaimes, mi fa piacere. Ciao, bello. Fratelli custodi, attenzione. Arma che scala in destrezza, mentre quella che io ho ora, mentre quella che io ho adesso scala in forza. Questa è solo più veloce. No, niente, non mi serve. Ok. Di qua prendo un oggetto. Comunque non si capisce una fava. Cioè, è bellissimo a livello tecnico, ma non capisco un cazzo dove sia io. Carbone. Ah, perché... Ok. Lala. Boom. Merda, ho sbagliato. No, 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 ho sbagliato. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Aia. Momento, 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 momento. Cazzo. Porco due. È un problema. Minchia, no, 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 qua ci muoio malissimo. No, no, qua ho fatto una cazzata io. Ho fatto una cazzata io qua. Minchia di fatroll. Allora. Ascendiamo di qua. Prendiamo la monetina. Fanculo il topo. Ok. Lì c'è quello che mi ha visto. Quello è quello che tira le bombe. Ok, saltando di lì sarei potuto... Merda. Brucio. 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 Ok. Continua a bruciare. Allora. Madonna, quanti danni. Ok. Pelle lavorata. Ok. Sono pesantissimi. Sono oggetti. Questi sono minerali. Queste sono tutte cose. Ok.
Di qua come ci si arrivava? Ci si arrivava... Beh. Questo è uno screen enorme. Tizzone è caduto. Un frammento fumante di origine sconosciuta. Scelta dello scalatore. Arma una mano che scala in forza e... Boh, non so perché fede. Porca Eva. Ma perché scala in fede, tipo? È una picozza. Ok, bro, viacce. No, siete due, cazzo. Bam! Vabbè. Ho finito. Madonna, finisco subito la stamina comunque. È un po' un problema qui. Aia. Questo è lo scudo. Sono morto. No, non sono morto. Oh. Aia. Entra. Grazie mille, Mario! Grazie mille, bello! Boom! Ok, uno è morto. Anche l'altro. No, non è vero! Ma pensa a te. Ma pensa a te. Grazie mille, Mario, per aver effettuato la conversione. Grazie infinite, bello. Allora, momento, che qua, pantaloni migliori, messi, spada, e vabbè, ah ma celeste che non posso giocarmi, questo mi alleggerisce di brutto il peso, ma vabbè, grazie mille Amonaz, grazie di cuore, grazie ragazzi, mi sento un po' confuso perché sono troppo carico per una... Inizio gioco che mi sembra un po' esagerato. Grazie mille per l'hype train, belli. Che altro il cibo finisce prima o poi. Cioè, devo stare attento. Anche a prendere troppi schiaffi. Perché io sono un aspirapolvere, cazzo. Per io tutto, quello che vedo. Ok, ho 13 funghi. Questo mi aiuterà. Ho sentito parlare gente. Merda. Cazzo, ecco, questo era il problema di prima. Merda. Ok. Ok, allora. Male il set, raga. Male. Sì, qua ci si chiude. Ah, devo aspettare prima di mangiare di nuovo. Cazzo. Devi aspettare tot secondi prima di mangiare di nuovo. E se mangi della schifezza come mangio io. Ci vieni? Buggato? È buggato. Eh sì. Ok. No, dai. Ok. Guanti del mascalzone. Vai, che non li avevo. Vai, chiuso. E qua c'è qualcuno sopra che blocca la strada. Chiave del refettorio. Ok. Ciao, benvenuto W. È un Souls-like. È un Souls-like, sì. Ha degli elementi Souls, sì.
Ah, ok, risalgo di qua. Tecnicamente la prima parte di strada... sale? Perfetto. Ok, in teoria la prima parte che avevo visto era qua. Era in alto. Proviamo. Va buono. Ah, merda, l'albero. Io non so, sai, che isometrico dall'altro, sì. È un action RPG con elementi Souls. Ok, non è la chiave del ponte a ovest. Non è la chiave del refettorio, ok, ho sbagliato. Quindi la chiave del refettorio sarà... sarà quell'altra. Cioè la porta che abbiamo visto dopo. Ok. Ma intanto qualcosa di qua che io non ce l'ho passato. Tira la leva, a posto. L'ho tirata? Il capitano ci ha detto di provare a raggiungere, ma ci ha avvertito che avremmo incontrato altri predoni. Ok, ma perché non riesco a tirarla la leva? Occorre la maniglia. Ok, occorre la maniglia. Refettorio è questo? Chiave del ripostiglio. Ok, quale cazzo è la chiave del refettorio? Bella domanda. Il refettorio. Si chiamano Rest for the Wicked, ragazzi, come è scritto nella selezione del gioco. Non l'avete mai sentito? È di Ori the Blind Forest, sono gli stessi creatori, Moon Studio. Questi mi rompono adesso. Merda. Ok. Boom. Ok, fatto livello. Godo. Fatto il livello. Godopoli. Bam. Finito l'equilibrio. No, devi morire. Ok. Oh, dai. Pianificando molto in anticipo. Pianificando molto in anticipo. Pianificando un botto in anticipo. Thank you, stranger. Thought I could sabotage the gate. Ok. Mette... è un fabbro lui. Perfetto. La maniglia. Ok. Vediamo un po'. Ripara. No, vabbè, non ho bisogno. Però voglio vendere. Vabbè. Allora, questa è una mazza una mano da 6. Questa è una mazza una mano da 8. E io già questa la vendo. Le due lame non le voglio. Il secondo scudo un po' più cacare del mio. Ok, i pantaloni non li voglio. Pantaloni non li voglio. Questa spada è da 6, questa spada è da 8. Cambiano solo le statistiche. E va bene. Via e via. Alleggeriamo, perché sennò non usciamo più, ragazzi. Non ne usciamo più. Non ne usciamo più. Poi vediamo. Se io volessi acquistare, lui mi vende. Mi vende ricetta per zuppa di granchio alle carne e funghi al curry. Dovrei già averla. Queste sono le mazze del chierico. La pala di rame. Compra la pala di rame. Poi armatura di liuta a brandelli costa una follia, quindi non la compro. Non la compro, però compro il la ricetta. Ok. Quindi la pala, perfetto, così posso anche scavare, mi ricordo dove dovevo scavare. I pantaloni non li voglio, ma vabbè, un altro discorso. Ora mi do un punto almeno in un punto in quello che è il simbolino delle mani che pregano, che non so che cazzo è. Lo scopriremo. Poi parliamo.
Ripara. Ripara tutto. Ah, vabbè, non c'è niente da riparare. Però se io non imparo la ricetta. Dai, i tasti, scusate, devo imparare i tasti. Ok. Quindi in teoria io adesso posso cucinare? Sì. Ok. Allora, mi posso cucinare la zuppa di granchio che ho appena imparato. Perfetto. E poi basta, perché non ho altre erbe. Devo riprendermi, devo ricordarmi che ci devo mettere anche le erbe. Ok, va bene. Ok, sono sempre i Fat Troll. Lo vedo, chiaro. Oh, qua quanti scrigni. Ok, devo fare il livello. Mi dimentico sempre. Allora, è fede. Incrementa la fede. Uno di fede lo metto. Uno di forza e uno in vigore. No, in salute. Merda, merda. Niente, bruciare, brucio e basta. Dai, non c'è cazzo. Quindi, ora di armi. Posso mettermi la picozza. Ok, sono l'uomo picozza, mo. Non credo ci sia la coppa, non lo so questo. Vai col Perry. Ok. Madonna, quanto è lenta st'arma. Però fa più danno. Perché è strano, la usa in un modo particolare. Prendi tutto. È molto lenta come arma. Molto, molto lenta. Non abbiamo più danni, quindi... Ricordiamoci che abbiamo più danni. Quel punticino in fede, vabbè. Non lo rinnego. Non lo rinnego, né ora né mai. So dove devo andare, ma prima sto esplorando un attimino. Ah, vedi, qua mi dà una pianta. Ah, ok, so dove... Qua non mi fa salire. Provo. Ok. Vai. Duretta questa. Brividi. Brividi. Fiala di concentrazione piccola. Attenzione. Una volta tornato di qua, poi vabbè, cado di qua e va bene tutto. Ah, ecco. Vai, mina. Ok, materiali. Ok, poi di qua si cade. Faccio un'altra erbetta, posso cucinare ancora. Voglio andare dove c'era il punto dove potevo scavare. Ah, questo è quello che dà più salute di tutti, comunque. Ok. Vi ricordate che c'era un punto dove potevo usare la pala? È un po' indietro, però secondo me ne vale la pena. È un po' tanto indietro, ma ci proviamo uguale. Anche perché io di qua non c'ero manco venuto. Osso umano? Minchia. Era, se non sbaglio... Se non dico una cavolata, era... Era qua in alto. No, mi sto sbagliando. Era più in basso allora. Era in basso allora. Bravo, salta e suicidati. Occhio quando... è lì sotto, lì sotto. Ok, era qua. Eccolo qua. Che figata sta cosa che... Che hai, scava, batti alberi, pesca, mina. Questa è veramente figa. Ciao nonno, ciao bello. Radice di arte... Ah, una radice ho trovato, ok.
Maledetto 4G, prenda. Sì, 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 era quel tirante. Sì, sì, è vero, visto. Bam. Tanto ormai sono in fat, quindi cazzo me ne frega. Un po' fat qui, un po' fat là. Almeno prendiamo tutti i minerali che ci servono, in questo caso i minerali di rame, andiamo avanti così. Oh, questo non l'avevo preso. Fermi, che sto forziere io l'avevo dimenticato. Bomba Brandelli, che è la famosa bomba Brandelli, me la metto qua. Oh oh. Ok, è un po' in alcuni volte, in alcune cose è veramente early access, lo vedi che è un po' così. Però tiene, però tiene. Andiamo a mettere la leva. Andiamo avanti. Olè. Il topo. Ah, ecco, vedi la pala. Radice. Anche da guardare è molto bello, sì. Merda. La madonna. Frank. Michael Perry contro questo. Ciaone. Ciao. Sì, ciao. Mi violenta questo. Merda, mi stavo... No, no, questo non lo ri... Il Perry è di una difficoltà. È proprio un frame di merda. È in avanti un frame... Mamma mia. No, no, è duro. Duro. Vabbè, posso andare in stealth, però non so se lo prendo. Fermati. Backstab. Bello nel culo così. Bello che cambia l'animazione. Che bello che cambia l'animazione dalle varie armi. Bene. Stracci il prigioniero. È meglio. E sono una bella fanciulla adesso. Figata che cambia le animazioni, eh. Pantaloni. Peggio di quelli che ho. Io ora come torno su? Ah, mi arrampico. Non è bello che gli dà il cambiamento delle armi. Chissà le build che ci puoi fare, oh. Chissà le build che ci puoi fare. Ascensore? Ok. Oh, cazzo. Allora. No, merda. Ok. Comunque è contundente il mio ora. Sto topo che vive non mi dà noia. Comunque ho visto una roba sotto che è tricosa, eh. L'ho vista, eh. Boom. Ok. Ho visto il trick dell'ascensore e credo di averlo visto, ragazzi. Mi dispiace, nonno. Cioè... Intendo che se io ora mi butto giù... Come è morto? Erano 2 metri, erano... Non mi sembrava così alto... Merda. È che non mi sono curato, convinto veramente che non fosse una... Ok, allora proviamo a fare quello che avevo in mente. Vediamo un po'. Esatto. Ah, merda. Oh, io taglio le shortcut sempre. Porco cane. Guarda qua. E di qua dove caspita vado? Ah, nuoto? Guardate l'acqua, il dettaglio, che bello che è. A fuoco. A fuoco. Rip. No, non è vero, non a fuoco. Merda. Sto qua. Minchia. Pazzi siete voi, oh.
Dei polli. Non ho più. Porca troia. Madonna. Ma se voli. No, ero bloccato. Merda santissima. Ok, l'ho preso, per fortuna. Non è facile, ve lo giuro. Vieni! Ma prima o poi dovrai far qualcosa, vince lui così. Porco due, oh. Troppo lento con la mazza sono. Ok, così ho trovato il modo. Allora, zuppa di granchio, un'altra. Vabbè, qua prendo tutto. Allora, questi mi hanno letteralmente spaccato in due. Ma non un pochino, tanto. Vabbè, peschiamo. Carpa cruda. Ok. Questi due qua mi hanno letteralmente distrutto. Devo mangiare, non ho più niente. Mamma mia. Di qua granchi. No, ma lo è figo, Qua prendiamo questo. Questo chiaramente... Chissà dove sto andando io. Ok. Ciao, no rest for the wicked. Miniamo. Bam. Io non uso i poteri, raga. Devo ricordarmi di usare i poteri. O comunque le mosse speciali. Me le dimentico. Devo ricordarmelo. Prendi tutto. Boh, mi sa che io ho fatto tutta sta strada per una roba. Non ti dico semi speciale, ma... I mob non rinascono, apparentemente. Quale di quella scarpa? Non è vero. Tanto bello. È molto bello, Luigino. Vabbè, prendiamo altri tronchi. Alberi di pino. Pino! Ah, fermi tutti. Ma se io faccio così? I'm big brain. Faccio finta. Non so di che cosa tu stia parlando, no? Non ho idea di quello che tu stia dicendo. No, ovviamente non si può passare in quel manovra. No, di qua niente. Ok, andiamo avanti. Torniamo indietro. Ok. Quindi questa qua secondo me è una parte successiva che tipo tu fai tornando indietro e da un'altra zona che ti fa tipo shortcut aprendo di qua, ma è successiva secondo me. Cioè, ci sono andato subito... E non dovevo andarci. E il come io sia sopravvissuto a quei due affari lì è indegno. Non era... Non doveva accadere. Dovevo morire. Ancora. Tutti sti tizzoni poi devo capire. Perché se noi guardiamo anche le descrizioni, no? Cosa che io non faccio mai, ma che sto facendo. Cioè, ti dice solo un frammento fumante di origine sconosciuta. Cioè, è un tizzone che speriamo serva per il crafting un domani quando abbiamo un hub di qualcosa.
No, ho capito dove cazzo. Ho capito dove sono tornato. Ho capito. Capito la shortcut. Tutto chiaro. So dove sono. La vera, la mappa si fa così. No. Così. Esatto. Ho fatto praticamente tutto il giro. Però il mio obiettivo è andare di là e passare di lì. Io ho fatto un giro che non dovevo fare, praticamente. Sì. Qui c'è un sussurro, lì c'è un sussurro, qua c'è un braciere, però non c'è un posto dove io possa mollare le mie robe. No rest for the wicked. Ho visto una roba che non avevo visto prima. Aspettate un momento. Ah no, ok, devo salire. Allora di lì, ah no, ok, posso ritornare di qua, perfetto. Arrampichiamoci. Ok. Soldi. Ho due monetine d'argento per ora. Quindi saliamo di qua che c'è l'arrampicante. Sono tornato su, felici tutti. Happy ending. Happy ending for everyone. Torniamo su. Ok. Quest'arma è stata un errore. Allora, intanto ho visto una roba che non avevo visto prima. Monetine, soldi. Ok. Perfetto. Ora, per salire... No, non devo salire, devo saltare di qua. Ok. Sono... Vengo in pace, vengo in pace. Ti ha scambiato per uno degli insorti. Un Cerim. Noi siamo un Cerim. Ok. Cerim, se vi dirigete verso Sacrament vi aspetteranno cose ben peggiori dei banditi. C'è una presente bestia che vaga le paludi. Una possente bestia. Mio padre dice che i laceranti sono creature temibili e ha ragione. Ok. Aspettate un attimo ragazzi di TikTok un secondo, perché se no io devo continuare a dire come cazzo si chiama sto gioco. Divento stupido. Tanto lo so che anche se ve lo scrivo in faccia me lo chiederete uguale. Però almeno io posso dire è scritto qua davanti. Così almeno non ho più questo problema. Quindi datemi un secondo. Aggiungi testo. No rest for the wicked. Quindi lo mettiamo in impact. Stasera dopo le 10 torniamo con No Rest for the Wicked, ragazzi. Ok. Ve lo metto qua. Così avete... si chiama No Rest for the Wicked. Così avete il titolo giusto e corretto. Juan, smettila. La pestilenza non mi fa paura. Più paura del cinghiale. Un giorno intoneranno canzoni sulla mia destrezza con l'arco. Robin Hood. Va bene. Ah, lei qua ha preso un cervo e se lo sta praticamente mangiando. Ok. Cucinato un po'. Carne, funghi e curry. Ora, da questa direzione, noi dobbiamo aprire qua. No, no, è di qua. Dai. Perfetto, così ora possiamo tornare qua quando vogliamo. Solo PC. Le paludi di Orban. Cosa cazzo siamo, in Ungheria? Madonna come... Ah, ok, abbiamo un falò. Perfetto. Un sussurro. Però io vorrei un posto dove poter mollare la mia roba. Solo che... non c'è. Ok. Ok. Primo boss sicuro e mi fa un culo enorme. Sa che è il primo boss e mi spacca in due.
Qua posso pescare intanto. Lusieno 90 si è unito alla family. Ciao, benvenuto Lusieno. Ok, la carpa. Pesco solo carpe. Non mi esce altro. Manto dell'incendiario. Il manto dell'incendiario è... pesa un botto. Però offre poca protezione contro il calore e fuoco. Ma gli insorti non sono mai stati tipi previdenti. Ok. Però è meglio di quello che avevo prima. Ah, io ho provato un pugno a caso. Non mi aspettavo che funzionasse, sinceramente. Sono stupito da quello che è appena accaduto. Merda questi di prima! Ok. Ok, ho sbagliato target. No, ho mancato! No, comunque il parry qua è mezzo impossibile, eh. No, no, qua questo mi uccide, punto. Questi mi ammazzano. Almeno muoio qui, così sono tranquillo. Ma se io provassi... No, che ne ho poche. Vabbè, fammi mangiare che loro intanto sono qui che smadonnano. Boom, che culo. Lol. Che culo. Come sto barando. Madonna, come sto barando. Ok. Madonna, questi si picchi. Ok, là c'è un falò. Qua c'è una roba che è vivo sto a fare. Merda. Porca miseria, no, scherzavo. Ok. Se sono lenti... Se sono lenti, anche senza backstab. Ok, qua un po' di roba. Frammento di arma. Qui era un povero avventuriero che ha fatto una bruttissima fine, purtroppo. Diciamo che posso avere tendenzialmente vendicato. Ragazzi, c'è scritto nel... Ma siete scemi, raga? Cioè, porca puttana. Secondo voi... Questo coso qua... Secondo voi cos'è? Cioè, l'ho scritto perché così. Minchia, c'è scritto. Cioè, prima non l'avevo scritto. E potevo capire. Ma c'è scritto. Cioè, ci devo scrivere nome gioco, no rest for the wicked, solo PC. E dai, raga, dai. Non mi piace per culo. Andiamo, andiamo. Oddio, questo di nuovo. No, troppo presto il parry. Sembrava una descrizione. Così. La descrizione, io mi metto a mettere no rest for the wicked. Vabbè, ci siamo capiti, dai. Ma niente, ci siamo capiti. Sì, sì, è quello nuovo, è quello nuovo, è quello nuovo. No, ma è tanta roba, raga, è tanta roba. Difficile anche. Difficile. Ma infatti mi sto a fare una risata. Mi vedi preso male? È che dopo un'ora e mezza che dico titolo, 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 titolo. Almeno. Ok. Le bombette. Sì, sono slice isometrico. Il problema mio in questo momento è che sono all'inizio, ma sono in cazzo di fatroll. Non riesco veramente a uscirne. Ma questo... strano che è buggato, vero? Vabbè, è morto malissimo.
Più che altro io credo di essere in un posto strano, sbagliato. Pantaloni nuovi, zaffiro. Ok, madonna, sempre più pesante. Quindi, vediamo di qua. Ho sbagliato, ora mi brucio. Posso cucinare qualcosa? Sì. Fungo. Non... Ecco, questo col taglio di carne facciamo. È davvero così Souls-like? E cosa vuol dire davvero così Souls-like? Hai il peso, hai le stat, hai le armi, hai le descrizioni, hai la lore, hai i punti che dai sulle varie categorie man mano che sali di livello, hai il parry, hai il light roll, mid roll, fat roll. No, è solo per PC. È abbastanza solo. Poi, il fatto che sia isometrico, con la visuale isometrica, è una questione... Ora, io qua muoio, state a vedere? È una questione... Mica che botte che gli ho dato. Oh, leveling up. È un po' particolare, nel senso che... non ci sono abituato, quindi sto cercando di capire un po' anche io. Allora, io ho un problema enorme, la capacità di carico. Solo che se do 3 capacità di carico, vado a 180 ma rimango a pesante. Però mi servirebbe un vigore almeno. Però comincio a dare stat a caso. Vabbè, diamo capacità di carico per ora, raga, perché non mi muovo. Continuo a essere in fat roll, ma almeno non sono over 100%. Un sussurro. Bene. Merda. Mica Fabio ti banno. Maledetto. Maledetto Fabio. Allora, di qua. Questi comunque sono un po' un dito in culo. Questo qua è nuovo? Come ti comporti tu? È troppo presto. Il parry è per... Il parry, ragazzi, è super preciso. Questa è una cosa che potrebbe piacere a molti. Io non ho mai visto sto mob. Ecco, l'ho preso giusto stavolta. Ok, questa è una mossa che non conoscevo. Questa no, va bene. Vabbè, sono in fat. Il bello di essere in fat è che puoi dare la... come si dice? La spallata. Rischiato. Tanto. Non so che cosa abbia sminchiato lì davanti lui. Ah, non ho idea di dove usciamo. Facciamo un attimo un piccolo check. Ah, ho capito forse dove sono. No, raga, devo ancora dargli i nomi ai mob. Datemi un attimo. Devo ancora capire perché non ci sono proprio dentro come sono normalmente nei vari Souls. Totalmente soffrendo il fat roll in questo momento, che non sono ancora in quella modalità in cui do i nomi ai mob, eccetera eccetera. Non è ancora arrivato quel momento. Lol. Arriverà, ma non lo è ancora. Minchia, Nerone, ho provato. Orca troia, stavo arrivando. Che mi dispiace, Nerone. Spero che non ci siano riusciti, insomma. Oh, porco Giuda. Sto tirando R1 come Bloodborne. Io non so che cosa sia quella polvere blu. Non ho stamina. Non ho stamina. Ok. Ecco, mi ha ucciso. Non so che cosa sia quella roba blu. Non l'ho mai vista. Vabbè, ero qua. Cos'era quella roba? Se mi butto in acqua, non succede niente. Lo scopriamo cos'è quella roba blu? No. Ah, è veleno! È veleno! Merda, è veleno! Merda, veleno, merda, veleno. È
L'elmetto del bruto ce l'ho già addosso. Dove cazzo sono finito, raga? Scusate. Ok, cioè io devo andare qua. Perché sono finito qui? Perché a me piace esplorare e mi infilo nei posti sbagliati. Media, non Mediaset. Ma è una shortcut? Dimmi che è una shortcut per qualcosa. Ok. Qua. Ok, merda, c'è un mega scrignola. E c'è anche un mega coso. Congiuda. Sneaky, 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 sneaky. Sali però, porco te. Sneaky, sneaky. Che non ci ha visto ancora. Non già visto. Non già. Dai che non ci ha visto. Dai che gli facciamo un backstab di quelli come Dio comanda. Col cazzo. Niente. Non funziona il backstab così. Porco cane. Su di lui mi sa che non funziona il backstab. Aia. Aia. Merda. Aia. Ok. Vabbè dai, fa cagare. No, ma fa cagarissimo. Molto più difficile il mobino normale. Meno male. Ok, spadone. Con 10 di forza. Un ricordo dei tempi più semplici, quando un cavaliere affrontava un altro in campo aperto. Fammelo provare. Anzitutto prendiamo la ricetta della zuppa di granchio. Che non posso perché la sapevo già. Infatti. Allora. È a due mani? È a due mani. Quindi niente scudi, niente parry, violenza. Cioè così è violenza, ragazzi. Ok, così è solo violenza. Perfetto. Ci provo, ma non vi assicuro nulla. Cioè ho il terrore di morirci come uno stronzo ogni mezzo metro. Quello che... non dico che sta già accadendo, ma... Andiamo avanti con la missione, che magari lei evito di fare i piagnistei e mi arriva il punto in cui mi dicono... Guarda, ecco, questo è il tuo scrigno, puoi depositare le cose. Io, grazie, signore, grazie. Giù un albero. Legno di pino. Ah, io qua ero già venuto. No, ero qua già... No, sono stupido. Non ho buttato giù... Non ho buttato giù la scala. Voglio piangere. Mi era sembrata che arrivasse giù fino in fondo. Vabbè, non è un problema, non sono lontano. Ma mi era sembrata toccasse giù fino in fondo. Mi era realmente sembrata che toccasse giù fino in fondo. Ok, però... Ok. Vado su, do un calcio alla scala e vado avanti. No, perché però se non lo faccio dopo divento cioè divento pazzo. A parte che qua poi bisognerebbe andare più su, ma non so come si fa. Come cazzo c'era andato giù di sotto? Ecco, si è staccato il pad. Era andato giù di sotto io? Ah, c'ero andato... Ah, c'ero andato... Frasi da completare. Poco importa. Porta un cazzo, andiamo avanti.
questo rumore? Sono morto? Perché sono morto? Che senso? Vabbè. Perché sono morto? Non ho capito che cosa ho fatto di male barra di sbagliato. Sta violenza nei miei confronti non l'ho capita. Beh. E sono entrato nella porta sbagliata. E per dirti che è sbagliata ti uccidono? Non credo. Questi, ok, l'abbiamo fatta, la grotta, era entrato nella grotta, non mi ricordavo manco come si entrava in questa grotta, ora per fortuna ci ripasso così esco e me lo ricordo. Va bene. Benissimo. Quindi usciamo di qua. Ah, no, ero sotto di qua, no, 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 tutto chiaro. No, 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 tutto chiaro, so dove sono, sì, 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 sì. Dalla palude dove dovevo andare avanti. Ok, no, 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 tutto chiaro, tutto chiaro. Tutto chiaro. Tutto chiaro. Ole. Madonna, io spero di trovare uno che mi dica: hai presente tutta la roba che hai accumulato finora? Sappi che ha un senso. Minchia le botte che do ora però. Madonna le botte che ti do. Bam. Ancora vivo. Non ci credo. E vabbè. Pala. È un early access raga. Ogni tanto sminchia un paio di cosette. Si sminchiano da sole. Carbone scheggiato. Oh oh. Chi è? Aia. Ok. Merda, ero in volo. Merda, ero in volo. Bam. Merda, era più veloce lui. Era più veloce lui. Era più veloce lui. Certo, lui è più corto. Vabbè, lo vado a chiuderlo adesso. Lui è più corto di me. Ci mette meno. Ci mette chiaramente meno. È anche normale. Io ci metto di più. Bastardo. Ok, allora. Però ecco, non è... il fatto che tu non ti debba rifare magari tutti i mob ogni volta. Ok. Ok. Ah, di nuovo. Evitiamo di nuovo di fare lo stesso errore. Oh. Ok, stavolta l'ho calcolato bene. Lama celeste. Lama celeste e copricapo incendiario. Lama celeste. Ok, vuole una di intelligenza, conoscenza arcana. Prendi tutto. Ok, di qua. Ah, c'è ancora la strada. Col tronco. Senti un po' te mangia, va. Spero di non cadere. È un posto strano. Pieno di funghi. E una statua. Ok, non prendo i funghi. Non si sa mai, non vorrei mai triggerare qualcosa. Un anello. Anello dell'agilità. Meno 6 consumo vigore. Meno 19 consumo vigore per scatto. Più 10 velocità di attacco, più 9 velocità movimento. Sì, cacchio.
Assolutamente sì. Ok, il primo di tre di quegli oggetti lì. Allora, mi viene da pensare che questi funghi, boh, io li magari li prendo, però non mi sembrava una grande idea. E mi sembra un posto un po' particolare, un po' sacro. Però vabbè, tutta è tutta roba che mi permette di fare dei piatti per mangiare dopo, quindi la mia vita, le mie pozioni, di fatto sono tutto deriva tutto da qua. No, ti prego non dirmi che... Non è, secondo me no. Secondo me no. Peccato. La grotta di Iona, vabbò. Secondo me no, però peccato. Avevo sperato magari in una cosa segreta. Arrivo lì? No. A fuoco. No. No, ti dà. Ah, ti dà un. Dice, ok, se non ce la fai per mezzo millimetro, quello che ti manca di resistenza lo perdi in vita. Ok. Chiaro. Trota. Ah, merda, non ho più spazio. Non ho più spazio. Non ho più spazio e allora buttiamo via della roba. Il peso. Tipo questo. No, non ci siamo capiti. Tipo questo. Qual era? No. Scarta. Carta. Troppa roba. Bello Crash. Per ora è molto bello. Ok, qua c'è tipo il primo grande boss. Ho come la sensazione che sia il primo grande boss. Però in verità prima di andare di qua dovrei andare dalla parte giusta, che era dall'altro lato, salendo sopra e a destra. Quindi semplicemente faccio quel giro lì. Ma non è niente di... Che è di qua, se non sbaglio. Esatto. Oh merda, no, non vedo niente, eh. Ok, lui è un proprio... Ui. Aia. Merda. Uff. Ok. Non è facile giocare così ora. Vediamo un po' come mi trovo, ma... Ok, però se li prendo prima io... Si gode. C'è scritto Vincenzo, cioè, Vincenzo, è incredibile che tu me lo chieda con costanza. Secondo te quella frase scritta in bianco lì sotto cos'è secondo te? Ok, questa ne ho già una. Ok. Merda. Oh, ancora vivo. Ok. Allora. In teoria è giusta la direzione, ma non si passa di qua. Non ti esce se lo cerchi, ma ti assicuro che è quello. È solo per PC. Forse non ti esce perché lo stai cercando su PlayStation. O lo stai cercando su qualche altra piattaforma.
Merda. Gli ho rollato in faccia. Aia. Ok. No, via. E non in lunghezza che mi fotte. Ok. Sì, quelli grossi sono più semplici di quelli piccoli. Ok. Merda, là c'è una chest. Ma non ci arrivo da qua. Chissà da dove. Minchia, sangue blu, che figo. Sai che ci arrivo di qua. Merda. Merda, non ho mai usato... Ok. Deve andare meglio, però va bene così. Non ho altro spazio. Progetto per gelosfera. Ok. E di scudo nuovo che non posso giocare. Guanti nuovi che posso mettere. E... questi li scartiamo. E boh, scartiamo anche questa a sto punto. Alleggeriamoci un po' perché sennò non vado avanti. C'è abbastanza spazio nell'inventario. Minchia, sono pieno. Vabbè, usa, non posso, usa, conferma. Niente, non posso prenderlo. Ok, lì è tipo un villaggio. Devo andare lì io, cazzo. Però mi sa che c'è il primo boss prima. Ok, quindi devo passare da sotto. Non c'è la data di quando uscirà su PlayStation. Sì, per ora è solo su PC. Però non la so la data, per questo non mi sono spinto oltre. Allora, per salire di qua sono passato di qui, ok. Vorrei capire il perché. Vorrei capire perché ti sei buttato così. E vabbè. Vabbè. Facciamoci fare il culo dal boss, dai. Eccomi. Oh mamma. Qua raccia. Ciaone. Merda. Merda, non gli faccio niente. Mangia. Ok. È che io devo evitare e devo... Merda, merda. Allora, i danni glieli... Merda, ho sbagliato. Sono fregato. Ok. Ok, sto capendo che lo fa più volte. Ok. Ah, la resistenza. Ok. Ma ti sei curato? Ma sei curato? Aia. Ho finito le cure. Merda.
No, 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 no. First try. Con un pelo di vita così. First try con un pelo di vita così. Che culo. È andata bene, dai, è andata bene. È andata bene, è andata bene. È andata bene, non commentiamo. È andata bene, non si guarda. Bella sta spada. Con 22 di forza. C'ha pure l'urlo. Non ho manco usato un'abilità perché sono stupido. Va bene, va bene, va bene. Scarta. Distruggi questa. Distruggi i pantaloni. Più che altro mi serve prendere quello che manca. I guanti. Ma perché no? Perché non mi fa prendere più i guanti? Guanti del ladro, distruggi. Fammi prendere gli altri guanti. Ma perché non me li fa prendere? Ma... io che devo fare per prendere un paio di guanti? Mi dice che non c'è abbastanza spazio nell'inventario. Ma ok, ma sono guanti. Cioè, non capisco. Vabbè, fanculo. Quel trattino basso Elvis 91 è unito alla family. Mm. I apologize for the lack of hospitality. My friend here has his guard up for good reason. Once the raiders took the old fortress, their bloodshed has drawn more and more of those things towards our city. How did you manage to slay that monstrosity? My God. Your serum. Mm-mm. The Watcher's call has been answered. Ha! I told that old coot he was wasting his time. For once, I'm glad I was wrong. Serum, in the flesh and on our island. I thought you'd be taller. Your kind's welcome within our walls. I trust you'll find. Sono bruttissimo. Deforme. Up in the rookery. Welcome. Bella la città. Ok. Molto bello. Molto bello. Il combattimento è un po' duro all'inizio. Sto cercando di capire, soprattutto con l'arrivo così immediato della questione del peso, che sto soffrendo tantissimo. Ma appena trovo un posto dove poter depositare le robe, vedrete che cambierà tutto. Mi auguro. Devo solo capire dove, dove insomma, io posso... un cazzo di scrigno. Cioè, sembra che poi magari questo posto si possa anche sviluppare. Cioè, l'impressione è quella. Il peso è una roba che ha rotto le palle in tanti versi, però nel senso, se amate i Souls, il peso c'è, non ci si può fare a meno. Oh, queste me le prende, i guanti no, ma io non lo so. Lì c'è il pittore. Niente, dovrei mettermi a parlare con tutti e trovare la casa. Allora ragazzi, la questione è così fatta. Io devo purtroppo... è giovedì, quindi io devo purtroppo andare a prendere... purtroppo. Vabbè, devo andare a prendere Daphne in stazione, non c'è verso purtroppo di
di evitare questa cosa, perché è tardi ed è giusto che insomma si vada a prendere. Quindi io prendo il sussurro qui. Quando torno... Ah, vedi, ho il fast travel ora. Last whisper. Viaggio rapido, non puoi poter viaggiare rapido tra i vari sussurri. Quindi l'idea è questa qua. Io non so quanto tempo ci metterò, ma se arrivo e sono pronto entro le 10, in live ci torno, ecco.